La centrale del latte di Brescia ha presentato il bilancio del 2016, un resoconto dettagliato e positivo dell'attività dello scorso anno che conferma ancora una volta come la centrale del latte sia una municipalizzata in crescita, un unicum nel settore lattiero caseario in Italia. È stato positivo, magari ce lo ripeteremo ancora, io mi auguro per i prossimi anni. Comunque è un dato non frutto della casualità. L'azienda, soprattutto credo negli ultimi anni, ha attuato una strategia industriale vocata alla crescita dimensionale. Questa crescita è effettivamente avvenuta. Grazie a questa siamo riusciti a uscire dai nostri confini sempre di più. Voglio dire, 15 anni fa la centrale del latte era forte ma nell'ambito solo bresciano. Oggi sia col nostro marchio che con marchi di altre aziende siamo presenti, seppur a macchia di leopardo, su gran parte del centro nord e anche in alcune aree del sud. E con il mascarpone, nostro prodotto, nostro formaggio fiore all'occhiello, siamo ormai anche stabilmente presenti in alcuni mercati esteri come Cina, Giappone, Germania, Stati Uniti. Quindi un mercato che non è più soltanto quello bresciano, e quindi nonostante i mercati del latte siano in contrazione sul territorio nazionale, il mercato, diciamo, di sbocco sta crescendo sempre di più e questo consente all'azienda, pur nei sacrifici, nella necessità degli investimenti e di costi crescenti, di realizzare ancora bilanci non solo buoni ma anche direi in crescita in termini numeri, cioè non più la piccola azienda di un po' di anni fa ma un'azienda che comincia anche ad avere dimensioni e volumi in gioco interessanti. Ci sono grossi investimenti che saranno a cavallo tra il 2017 e il 2018, sia per aumentare la capacità produttiva sia per adeguare l'azienda alle nuove dimensioni, quindi investimenti sui servizi. Le materie prime stanno registrando, soprattutto nelle creme, cioè nel burro e nella panna, degli aumenti mai visti. La scelta dell'azienda è, dove possibile, tenere dentro di noi questi aumenti proprio per non gravare troppo sul consumatore. Quindi voglio anche ricordare che spesso le politiche di bilancio dipendono anche dalla decisione di un'azienda di gestire internamente o totalmente sui listini le decisioni di aumenti delle materie prime, che evidentemente sono problematiche mondiali. Sicuramente il 2017 è un anno di forti tensioni sui prezzi delle materie prime, ma noi vediamo comunque un andamento positivo da qui alla fine dell'anno.